Problema numero 19, libro Amaldi, pagina 252. Un pianeta di questa massa si muove attorno a una stella di massa sconosciuta su un'orbita di cui è noto il semiasse maggiore, 9 unità astronomiche. L'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, distanza media che è circa uguale a questo valore, 150 milioni di chilometri. E il periodo del pianeta è 20 anni. C'è da trovare il raggio della stella, conoscendo anche l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie della stella, che è 54 volte, quella del nostro pianeta, quindi sulla superficie terrestre. Il risultato è 7,1 per 10 alla 8 metri, a me viene leggermente minore. Qui intanto ricordiamo che cos'è l'unità astronomica, è la distanza Terra-Sole, distanza media, è circa 1,5 per 10 alla 11 metri. Cominciamo a fare tutte le equivalenze necessarie. L'unità astronomica abbiamo detto 150 milioni di chilometri, questo valore in metri. L'anno è 365 giorni, 24 ore e 3600 secondi all'ora, quindi sono questi secondi. Perciò il periodo 20 anni sono 20 volte questo valore e il valore totale è questo, il periodo di 20 anni. Poi abbiamo l'accelerazione di gravità in superficie della stella, che è 54 volte quella della Terra. Sulla Terra sappiamo che è 9,8 metri al secondo quadrato, quindi moltiplicando per 54 fa questo valore. Invece di esprimerlo in metri al secondo quadrato, lo esprimiamo in newton al chilo. Quindi questo è il campo di gravità o anche l'accelerazione di gravità sulla superficie della stella. Qui è rappresentata la stella e questo è il campo di gravità in superficie e anche l'accelerazione di gravità che subiscono gli oggetti che vengono lasciati cadere liberamente sulla superficie della stella. Poi più avanti vedremo nel video successivo un approfondimento per spiegare meglio l'uguaglianza, l'equivalenza che c'è tra un campo di gravità e un'accelerazione di gravità. Qui è rappresentata l'orbita del pianeta, un'orbita ellittica di cui conosciamo il semiasse maggiore. Il Sole sta in un fuoco, A e B sono rispettivamente l'afelio e il perielio. Questo è il pianeta di massa M minuscola, che subisce la forza di gravità diretta verso il Sole. Diciamo subito che la massa del pianeta è inutile, infatti si semplificherà nei calcoli. Tra l'altro questo è un pianeta molto pesante. Ricordiamo che la Terra, per esempio, è 10 alla 24 kg, 6 per 10 alla 24 kg. Questo pianeta è circa un centesimo della massa della stella, che calcoleremo dopo, quindi un pianeta molto pesante, comunque la massa abbiamo detto non serve. Dobbiamo adesso fare l'equivalenza del semiasse maggiore, quindi metà dell'asse maggiore è questo qua, 9 unità astronomiche, basta moltiplicare per l'unità astronomica e abbiamo questo valore in metri. Fatte le equivalenze, iniziamo lo svolgimento del problema che si divide in due parti. Infatti, in una parte c'è il pianeta che orbita e soddisfa quindi la terza legge di Kepler, che è questa. Dalla terza legge di Kepler troveremo la massa della stella, che poi utilizzeremo per la seconda parte, che invece fa uso del campo di gravità in superficie della stella, che è data da questa formula, e quindi noi andremo a sostituire la massa della stella trovata con la terza legge di Kepler, nella formula del campo di gravità in superficie della stella. Quindi questa è la stella, è un ingrandimento della stella che sta qua. Andando a sostituire questo valore della massa della stella, troveremo il raggio della stella con la formula inversa. Cominciamo quindi dal ricavare la terza legge di Keplero, forza totale uguale ma, solito procedimento che utilizziamo, la seconda legge di Newton, forza totale è la forza di gravità, questo valore, questa formula qui, uguale ma, massa per accelerazione centripeta. Vediamo che la massa del pianeta è inutile e infatti si semplifica. Ora, questa formula che stiamo scrivendo qui in realtà non è corretta in questo caso perché nel nostro esercizio non abbiamo un moto circolare uniforme, ma abbiamo invece un'orbita ellittica del pianeta. Comunque noi sappiamo ricavare la terza legge di Kepler soltanto nel caso di moto circolare uniforme e seguiamo il solito procedimento per trovare la terza legge di Kepler, che è questa. Dopodiché sappiamo però che questa legge vale anche nel caso di orbita ellittica, basta sostituire il raggio dell'orbita circolare con il semiasse maggiore. Questo ci viene infatti ricordato anche dal libro Parodi ostili in mochi onori, il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del semiasse maggiore, quindi qui al denominatore nel caso di orbita ellittica è il semiasse maggiore.
Perciò dalla terza legge di Kepler ricaviamo la massa della stella con la formula inversa e i calcoli li ho eseguiti qui, quindi 2π greco diviso il periodo, che era il valore calcolato prima, da farsi poi al quadrato. Qui abbiamo il semiasse maggiore al cubo, semiasse maggiore calcolato prima, eccolo al cubo, diviso la costante di gravitazione g, e questo è il risultato. Espresso in chilogrammi, vediamo infatti l'unità di misura viene in chilogrammi perché abbiamo da questo calcolo secondi al quadrato al denominatore, qui abbiamo metri al cubo, e poi abbiamo la costante di gravitazione di Newton, Newton metri quadrati fratto chilogrammi quadrati che ho portato quassù, eccolo. Intanto semplifichiamo i metri quadrati, rimane questo metro, rimane il secondo quadrato, rimane il chilogrammo quadrato, al posto di Newton ho scritto chilogrammo per metro fratto secondo quadrato. Semplificando ancora rimane soltanto il chilogrammo. Il valore che abbiamo trovato, la massa della stella, è leggermente più grande, circa una volta e mezza più grande della massa del Sole. Ci serve così, giusto come termine di paragone. La massa del Sole è 2 per 10 alla 30 kg, questo è circa una volta e mezza più grande, quasi il doppio della massa del Sole. A questo punto andiamo a sostituire la massa della stella nella formula per trovare il campo di gravità in superficie della stella. Formula inversa è questa. E quindi abbiamo il raggio della stella, la nostra incognita, la radice quadrata, questa è la costante g, la massa della stella appena calcolata, questa qua, eccola qui, e poi abbiamo l'accelerazione di gravità in superficie della stella che avevamo già calcolato prima, 54 volte quella sulla superficie terrestre. Andando a sostituire tutti questi valori otteniamo un raggio della stella che è appena minore del raggio del Sole. Il raggio del Sole è 7 per 10 alla 8 metri e qui siamo appena meno. Dunque questa stella per confronto rispetto al Sole ha una massa quasi il doppio e un raggio leggermente minore, quindi vuol dire che è più densa del Sole. Piccola osservazione finale, per fare i calcoli volendo si potrebbero anche mettere tutti insieme i numeri e poi le potenze del 10 a parte. Per esempio per calcolare la massa della stella 2π greco e 6,31 al quadrato li calcoliamo. Poi 1,35 al cubo e 6,67. Le potenze del 10 le mettiamo tutte da parte. Qui per esempio abbiamo un 10 alla 16 al denominatore, qua abbiamo al numeratore un 10 alla 36 e al denominatore un 10 alla meno 11. Quindi prima facciamo tutti i calcoli con i numeri. 2π greco 6,31, 1,35, 6,67. Poi mettiamo insieme tutte le potenze del 10. Quindi 10 alla 36 più 11, questa va di sopra, più 11, meno 16. E quindi abbiamo questo valore numerico, 0,366 per 10 alla 31 kg, che è lo stesso valore ottenuto prima.